Guardate che posto! Bello, bello, bello! C'è un contesto qui che è fenomenale, che è questa parte qui in verticale. Voglio farti vedere un po' cosa vedo nella camera. Fatta! Che ci vuole a fare la foto? Bisogna uscire però per fare le foto. Ciao amici, benvenuti in questa nuova uscita. Oggi andiamo a fare foliage. Credo che oltre ai foliage farò anche qualcos'altro durante questa uscita, con tutta quest'acqua, questo ruscello bellissimo. Quest'anno l'autunno sta arrivando un po' in ritardo qui nelle nostre montagne, nelle nostre Dolomiti. C'è, ma non è proprio così intenso. Ma comunque pensavo peggio, a dire il vero. Da questo punto di vista però è molto interessante passata qui la Transenna. Guardate che posto fantastico. Fa un po' freddo, ma sopportabile. E lì veramente deve essere una cosa spettacolare. Ma qui siamo in Canada o siamo in Italia? Guarda che posto strepitoso, una cosa bellissima. Mi avevano detto che Val Venezia era veramente interessante, ma non me l'aspettavo così bello, onestamente. Il percorso è là in fondo, non so se vedete le persone che camminano, però io ho deciso di scendere un po', sia per avere una prospettiva un po' diversa, e sia perché qui abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta delle prospettive da prendere. Il sole, speriamo non mi vada dietro la montagna troppo presto, anche se sono ancora degli orari decenti, e cerco di catturare questi ultimi minuti, magari dopo il sole lo trovo dall'altra parte però. Ho lasciato il treppiede là in fondo e sono venuto qui a piedi per avere delle prospettive differenti. C'è abbastanza luce, quindi non ho la necessità del treppiede alla fine. Addirittura devo tenere un po' sottoesposto perché in alto tende a bruciarmi le cime delle montagne. C'è una grande differenza di luminosità. Credo che le immagini che andremo a ottenere da questo contesto è veramente strepitoso. Mi sarebbe piaciuto riuscire a catturare tutto il movimento lì del ruscello, ma sono troppo basso. Magari dopo, camminando lì sul percorso, magari avrò una prospettiva differente. Ma intanto catturo questa scena, che guarda qui, la vedi già in video, è veramente bellissima. Però adesso vado avanti, sono 3 km di percorso, ma mi fermo ogni 100 metri praticamente. Altro contesto veramente strepitoso. E niente, non ce la faccio, devo venire a vedere anche questa prospettiva. Che bella, spettacolare. E anche qui mi fermo a fare una foto e qui riesco a vedere un po' di più il percorso del torrente. E quindi voglio sfruttare ancora una volta questa scena, questo palcoscenico che ho davanti. Qui non c'è tanto da parlare di tecnica, qui quando conosci le basi della fotografia hai tutto qui davanti a te. Le condizioni
condizioni sono ottimali. Comincio ad essere un po' in ombra adesso. Una sorgente. Il percorso non è molto lungo, anzi sono meno di 4 km in andata e poi al ritorno, però ogni 100 metri veramente mi dà uno spunto, uno scorcio. Qui mi piace tantissimo la strada qui alla mia destra, che si vede molto bene. Qui andrò a fare delle foto in verticale ma anche in orizzontale. Farò due tentativi, adesso c'è del vento, vabbè. Peccato per il fogliage che non è ancora al massimo del suo splendore, ma si riescono a tirar fuori veramente degli ottimi risultati. Adesso che sono un po' in ombra, veramente la temperatura cala velocemente, quindi devo muovermi un pochino, camminare, in modo da scaldarmi. Non ha senso mettere la giacca qua, perché c'è ancora un po' di strada. Tra l'altro questo posto d'inverno è strafrequentabile, si possono fare ciaspolate, è una delle valli più belle e anche più fredde però. Quindi bisogna stare un attimino attenti. Prima qui c'era un picchio che girava, invece di riprenderlo sono messo lì a guardarlo. Qua si sprofonda parecchio. Orco, io volevo andare di là. Vediamo se riesco a trovare un punto di passaggio un po' più... Ok. Ma che spettacolo, bello, bello, bello. E giustamente devo venire giù di qua senza bagnarmi. Anche qui c'è qualcosa di bello. Interessante. Questa settimana sono stato ospite del fotoclub Ruzzante di Pernumia Padova. In quell'occasione ho risposto a una domanda, il perché faccio questa tipologia di video. Chiaramente era meglio se venivi anche tu a quell'incontro, perché è stato molto molto bello, ma la risposta non è magari quella che pensi. Infatti magari qualcuno potrebbe pensare che faccio questa tipologia di video perché voglio insegnare a far fotografia a qualcuno, a far fotografia di paesaggi. In realtà no, il motivo è che vorrei spronarvi ad uscire a far fotografia invece di stare lì davanti al computer. Ovviamente per guardare i miei video va bene, ma poi usciamo a fotografare. Wow, che spettacolo. C'è un contesto qui che è fenomenale, che è questa parte qui in verticale. Viene fuori una cosa stupenda con le nuvole così. Volevo una giornata un po' più soleggiata, ma in realtà adesso qui mi sta dando veramente un ottimo spunto fotografico. Allora, adesso io sono qui col 1680, sono circa 50 mm su APS-C, sono f10, f11 e ho un 250esimo circa, dovrebbe essere sufficiente. Sto leggermente sottoesposto per non bruciare le nuvole. Wow, bellissimo. È strepitoso, magari vediamo poi di far uscire il foliage dagli alberi.
che sono, magari in video non si nota tanto, ma sono belli gialli. Caspita, fa parecchio freddo, ho mangiato qualcosa, però adesso anche mi vesto, mi metterò su la giacca. Oggi sono venuto via con il 35 litri, credo sia più adatto per quello che dovevo fare oggi, perché ho cominciato a buttarci dentro della roba dal vestiario, quindi comincia a essere un po' pesante. Dai, oggi giretto tranquillo, non è una cosa molto complessa. Oh, spunta un po' di luce lì. Aspetta che ti faccio vedere. Guarda lì, mi concentro proprio sugli alberi lì. Non è necessario nemmeno chiudere tanto il diaframma, perché comunque non c'è tanta profondità di campo. Però non sono riuscito a beccare proprio bene il raggio del sole. Vediamo se mi dà un'altra opportunità. È molto interessante questo posto, perché da questa posizione riesco a vedere tanti posti dove sono andato a fare dei video. Ad esempio, in quella cima lì ci sono andato un paio di video fatti, metterò qui il link, dove ho beccato un bellissimo tramonto, veramente molto bello. Ma cosa che sanno in pochi, ho anche beccato i lupi quando sono sceso la sera al buio completo da solo. Tanta fifa, ma niente di grave. E poi lì in fondo, lì dietro, c'è il lago Julibrutto, che io ho fatto tutto il percorso, sono andato dall'altra parte, sono arrivato lì sopra ed ero dilaniato, veramente stanchissimo, non ce la facevo più. Ebbene, lì dietro c'è il lago Julibrutto. Adesso, visto che ho un po' di tempo, voglio scendere e andare per di là, e se ce la faccio passo anche il ruscello. Ho visto due persone che ce l'hanno fatta, quindi in teoria non ci dovrebbero essere problemi. Oh, bene, adesso punto l'occhio all'altra parte e vado ad inquadrare quella scena che sulla cam è molto grandangolare, non rende l'idea, ma è molto molto piacevole. Bella composizione, bel contrasto delle nuvole più scure, zona chiara, la montagna, la vallata con gli alberi, tutti belli, arancio. Oh, ci stiamo dentro tranquillamente, anche a mano libera, con gli ISO più favorevoli. Magari sì, ecco, un po', gli do 200 ISO, aumento un po'. Voglio farti vedere un po' cosa vedo nella cam. Ed ecco cosa sto inquadrando. Non penso di tenerla così, andrò magari a stringere un pochino di più e poi la taglierò in quadrato. Mettiamo anche il scatto ritardato. 2 secondi. Ok. Fatta! Che ci vuole a fare la foto? Bisogna uscire però per fare le foto, anche se il tempo adesso non è proprio dei migliori. Mentre vi parlo, pestando della cacca di mucca. Prima mi piacevano tanto con le nuvole sulle montagne, ma adesso mi stanno letteralmente coprendo tutte le cime e non è quello che volevo. Ho lo schermo talmente unto che non vedo nemmeno le foto. Questo video non mi sta convincendo tanto, non so se riuscirà bene, non lo so, il contesto è buono, però non so, c'è qualcosa che manca, che o magari è solo una sensazione. Me lo farai sapere qui sotto nei commenti. La malga chiusa, tutto questo bel spot. Torniamo verso di là.
quella prospettiva mi piaceva, con l'uscello lì in primo piano che entrava e portava lo sguardo verso la cima. C'è veramente tanta acqua, tanta. Sono quasi le 4 del pomeriggio, c'è un po' di nuvolosità e oggi potrebbe essere una di quelle giornate dove il sole, quando tramonta, ti spara una cosa incredibile che passa tra le nuvole e le illumina da sotto, oppure potrebbe essere una di quelle dove non ti dà assolutamente nulla perché la nuvolosità dopo magari è eccessivamente densa. Ogni tanto lì vedo i versanti illuminarsi molto bene alla luce del sole, poi scompare. Sono proprio dei momenti dove la luce passa in mezzo alle nuvole. E qui l'altra prospettiva, al ritorno, vedrò di rifare questo percorso quando ci sarà la neve con le ciaspole. Mi sa che dal punto di vista fotografico potrebbe essere carino. Si è appena aperto sopra lì uno squarcio di luce, vediamo se faccio in tempo a prenderlo, quel versante illuminato dal sole. Provo subito a recuperare una foto prima che sia troppo tardi. Posso tranquillamente fare a mano libera, ci sto dentro. Tra l'altro anche con l'ottica stabilizzata, quindi non ho problemi. Wow! Fin troppo adesso, devo velocizzare i tempi di scatto. Provo a scendere un altro po', vediamo se trovo delle prospettive ancora migliori. Insisto ancora con questa prospettiva perché mi piace la luce che entra. Qui la situazione si sta facendo molto nuvolosa, piovosa quasi, però ho ancora un'ora e mezza, due di luce prima del tramonto, quindi mi sposto su un altro posto, vedo com'è, da lì ho anche una prospettiva migliore sul paesaggio, magari interessante, e invece se vedo che butta male, niente, si chiude la cosa.